Audio Jungle. Io sono Giovanna. Io sono Letizia e siamo le autrici del blog Ateniesi per caso. Questo travel blog che nasce circa un anno e mezzo fa. Entrambe entusiaste di questa bellissima città, abbiamo deciso di condividere con i nostri compatrioti italiani le nostre piccole e grandi scoperte. Siamo una milanese e una romana. Per caso. Trasferite ad Atene per caso, per amore, per lavoro? Uno dei nostri segreti ad Atene è appunto Montalbano. Un piccolo locale siciliano dove si respira veramente un'aria di Sicilia, non solo per l'arredamento, ma poi possiamo mangiare questi supplì che sono Meravigliose. meravigliosi. Ma non solo, perché ci sono anche le fantastiche Ah, cassatine. giusto. Un posto perfetto anche per fare un aperitivo. Usanza tutta italiana, Nata a ancora poco conosciuta Milano. in Grecia. E poi abbiamo anche altri segreti, ovviamente il Culpadeli. È un luogo magico, un posto dove trovare tutte le prelibatezze italiane. Sì. Quando ti viene una voglia di italianità. Esatto, lì sai che puoi trovare tutti gli ingredienti a tua disposizione per cucinare da casa. Perché si sa che il modo migliore poi per godersi veramente la cucina italiana è quella di cucinare a casa quando si è all'estero. Poi non può mancare il terzo segreto, che è il nuovo progetto di Renzo Piano, che ancora non è aperto al pubblico e noi però abbiamo questa esclusiva. Sarà anche un nuovo polmone verde per la città di Atene. Si tratta di una grande biblioteca nazionale e di un'opera circondata da un grandissimo parco completamente coltivato con piante della macchia mediterranea. È un'architettura italiana ad Italiana. Atene e passeggiando per questo parco sentiremo I sicuramente. profumi che ci ricordano casa. La pasta soddisfa sempre il palato di tutti e può essere cucinata in tantissimi modi. Il modo che preferiamo di più è il pesto, in Quella alla particolare alla calabrese calabrese. con peperoni, olio e parmigiano. Buonissimo. Sapore autentico che soddisfa sempre tutti.